Avvisa sopra il fatto della sensibilità. Ah, è fatto in Unreal, ecco perché stava lag tutto. Ma che è, un Lizzie McGuire? In pratica. Lingua testo italiano, lingua texture 2D italiano, lingua dialoghi, ma sì, italiano dai. Modalità streamer. Le canzoni sotto licenza verranno sostituite dalle canzoni originali, diminuendo il rischio che i video vengano cancellati. Scusa, ma perché non l'hanno fatto direttamente, scusa? Sottotitoli di filmati abilitato, nomi dei parlanti, sfondo sottotitoli. Posso modificare le impostazioni dell'audio? Che è altissimo e mi sta rompendo il cazzo. Bundle maglietta per l'anniversario del Garage. Disponibile la modalità foto. Per accedere e metti in pausa il gioco, seleziona l'opzione delle modalità foto. Per salvare. Persino personalizzare. E persino personalizzare le schermate di gioco. Ma che cazzo frega? Ma Manitan come si evolve? Col livello. A che livello? Non mi ricordo. Sfocatura movimento disabilitato, amico mio. Illuminazione globale statica. Una cosa buona o no? Vabbè, non credo che ci abbia tutti questi requisiti. Mazza, c'ha pure il DLSS. Immortacci, tu c'ha tutte, oh. Applica, vai. E becca questi 144 fps. Allora, volume generale. Ok, che mi stavo uccidendo. Sì. Certo, se ogni volta che salvo non uscisse sarebbe top, però. Ma sì, colleghiamolo, dai. Ok, per un attimo pensavo mi era apparso su schermo, spaccavo tutto. La promo in teoria il mio nome dovrebbe essere questo. Mazza, ho sbagliato la password. Ah no, il nome utente è questo, brother. Ho dimenticato la mia password. No, oddio. È Ghost of Tsushima all over again. Cioè, scusa, fammi capire. Ho aperto il mio account dell'email e mi ha detto metti la password. Ho messo la password, ho sbagliato anche la password dell'email. Non ci sto a crederci. Imposta la password, come faccio? Sì, non ci sto a credere, non riesco neanche a far rientrare nella mia mail. Ti prego. Sì, invia un Questa è la signora SMS. forte, Ah, ultime 4 cifre. Ah sì, non è possibile. Questo è perché internet funziona con queste stronzate. Che ogni tot ti leva l'accesso per farti. Se sì, non siamo sicuri che siete. Vai a fare in culo, sono io. Il cazzo deve entrare negli account di Brollo. Lo sanno tutti che sono un grande. Mannaggia il vostro dio. Rimposta password. Ok, rimpostiamola.
Ok, sono nella mia mail. Se fa quella cosa che... Mannaggia il signore. Sì, rimanere connessi e non visualizzare mai più sto messaggio, non spacco tutto. Ok, team di Microsoft, modifica della password. Sì, sono stato io, stupidi. Madonna, sì, ma la fatica che ho fatto. Sono abbastanza sicuro che sia questo, ma non mi è arrivata l'email della resettazione. Ammazza, sì, ma ancora mi arrivano le email di Star Wars di Old Republic. Che è tipo un morph di Star Wars, ovviamente. Non ci sto a credere. Ho il nome account, io ho messo quello vecchio, però è entrato lo stesso. Va bene, dai. Ok, forse devo rifare qua. Ma non va? Anzi, non ci voglio credere. Ero già collegato. Va bene, amico ero mio. Ero già collegato, vaffanculo. Perché me lo dice? È il nome utente. Vaffanculo. Vabbè, nuova partita. Godiamoci questo Hi-Fi Rush finché non esce Elden Ring. Siccome sono due giochi simili, ha senso. Allora. Io direi di farlo normale, perché onestamente già non volevo giocarlo. No, scherzo. Perché non credo che sia così interessante da dovermelo ci impegnare così tanto. Prossimo. Ho detto prossima. C'hai, giusto? Esatto. Professione rockstar. Futura rockstar. Hai finito? Sì. Ah, ok. Tesserino progetto Armstrong. Benvenuto al campus Vendeley. Sì. Altro che la facciotta scoppiata che mi ha fatto lo scatto del merda. Bello come comincia, cazzo. Una serie TV, c'è cioè un cartone, cazzo. Ma infatti, perché non l'hanno fatta? Ma bello proprio, cioè. Doppiato pure bene. Solo che sono troppo abituato a giocare in lingua originale e quando li vedo il labiale strano faccio tipo... Benvenuti al progetto Astro. Tecnologia in simbiosi con il corpo umano. Insieme creiamo vite migliori. Il CEO della Vendeley Technologies. Gail Vendeley. Vendeley. Io. Per Vendeley. Che giornata storica. Voi siete il meglio del meglio. E state per migliorare ancora di più. Grazie ai potenziamenti robotici. Da sempre la Vendeley aiuta chi ne ha più bisogno. E tutti voi del progetto Armstrong state per mostrare al mondo intero quanto potete diventare speciali. Ora andate.
Preparatevi per una vita migliore. Sono con lui. Un pass. Mi hanno chiamato. Candidato ideale per raccolta rifiuti. Mi avevi promesso il meglio del meglio, Mimosa. La produzione ha chiesto dei volontari per il test, che... e il marketing ha eseguito. Non incolpare, Retta! Dì a quello spaccone di zanzo dell'RSD! A noi servono persone influenti e voi mi portate... perdenti! Funziona. Perché c'hanno l'iPod, sarà che meglio. Vuol dire? Niente scivoloni e niente difetti. Che spazzatura. Quindi lo fondono insieme all'iPod? Ma che cazzo ti... Ma scusa, ma aspetta. Ma l'hai visto il caricamento? Hai ricevuto oggetti a banda dell'avversario? Sì, ok. No, non l'ho visto. Cioè, praticamente è tipo il gatto con le note musicali che escono dal buco del culo. Maledetto il mondo. Ma sta... okay, no, ma è tutto al ritmo. Checkpoint. Dov'è? Ah, fa niente, chi se ne... Ah sì, ma va tutto a tempo con l'ambiente. Ma è follia, ma è sta roba, sì. Ma guarda il cartello, cazzo. Ma guarda pure le braccia dall'altra parte. Eppure lui che sta fermo. E guarda, senti il piede suo? Lo sento, sì, si sente. Fighissimo. Ma è follia sta roba, sì. E mo come funziona? Ma che cazzo ne so, voglio rimanere a guardare sta cosa per un quarto d'ora e poi non lo so, ci penso. Ah sì, vado a tempo pure camminando. Vabbè, è follia sta roba. Sei venuto a vedere come ho impilato bene queste scatole? Oppure stavi cercando l'uscita? In tal caso, girati di 180 gradi, ragazzo. E la Madonna, oh. Infatti. Ma pure se cammini piano va a tempo, ma che vuol dire? L'intervento mi ha davvero steso. Cioè, sì, sta cosa è tipo... Ci potevano fare una serie anime dei 20 episodi e per qualche motivo, anche se la storia faceva cacare, faceva i miliardi. Cioè, è letteralmente una di quelle... di quelle cose là. Non so, abbiamo energetica per ripristinare la salute di Chai. Ah, mi ci voleva. Una bella capocchia.
avevamo detto, massimo 10 scatole per volta. Guarda cosa hai combinato. Non la passeremo di certo liscia. È stato un onore lavorare con tutti voi. Posso fare il doppio salto, sì. Prevedo che sarà tosta, eh. È proprio ora di togliersi questi vestiti. Ma sei già preventivamente sbregato la maglietta? Bene. Vabbè, sì, ma è clamoroso. Ehi! Okay, ragazzo. Braccio robotico Lex Dust 75, appendice magnetica, raccogli rifiuti. Aspetta, appendice raccogli rifiuti? Oggetto estraneo rilevato. Sembra un difetto. Prendetelo. È un'arma? No, non credo. Oppone resistenza. Aspetta, oddio, ma è America Simulator? Io ho riperso a 110. Io mi sto sentendo male quasi. Ma ho fatto vergognosamente bene le animazioni. Ma non ha senso, zi, sta roba. Ma poi tutto a tempo. Ma dici, no? Cioè, riesce meno solo a tempo, no? Non lo so. Mi viene da schiva come Dark Souls. Che non so che tempo devo seguire, perché non mi ha detto niente. Ho detto solo mena io. Mo penso di insegnare ad andare a tempo. Bene. Primo, ho un lettore musicale nel petto e mi sa che non dovrebbe essere lì. Secondo, fa funzionare il mio nuovo braccio robot. Terzo, fa andare tutto in sincronia col ritmo. E... non ha senso. Però quando la musica parte, sembra di essere sul palco. Ma tu andava a tempo, pure lui che sbatteva il piede mentre pensava, vabbè. Ma è... is this follia? Allora, gente, pronti per lo spettacolo? Wow! Ecco a voi Chai! I suoi attacchi vanno a tempo di musica, volete vederlo in azione? Partiamo con un attacco rapido. È un attacco a battito singolo che scatena delle combo. Forza, provalo! Ora prova una combo a ritmo di musica. Cerca di trovare il tempismo perfetto. Guarda un po', che tempismo perfetto! Oh yeah! I tuoi attacchi colpiscono a ritmo, ma se premi il pulsante d'attacco sul battito otterrai dei bonus in combattimento. Sembra che tu sia pronto per continuare, vieni qui. Vabbè, ma che cazzo sta di... Ma bellissimo, si fa troppo ride voi. Di infliggere danni seri? È
Però capisco perché non abbia venduto un cazzo, cioè. Perché? Ma perché sì, Ho capito. Non è quello che va di moda a sto periodo, purtroppo. Vabbè, sti cazzi, non va di moda un po', sembra un buon gioco, però. Ok, quello pesante c'ha due battiti. Ok. Ok, ora prova una combo pesante a tempo. Questo è il tempismo che devi raggiungere. Ah, quindi devo premerlo due volte, sia quando parte sia quando colpisce. Quindi devo fare sì, tum, si dà il tempo dei due. Però devi lasciare due spazi. Sì. Che fai ta, tu, colpire, ta, tu, colpire. No dai, è fatto bene, cioè, pochi cazzi. Poi che non sia un genere, che sia un genere di nicchia, siamo d'accordo però. Capito. Però è fatto bene, cazzo, dai. Se fosse stato un action normale, secondo me avrebbe venduto di più. È il difetto. Cosa? No, io stavo vabbè, però è figo. No, mica dico di no, infatti. Che è fantastico, semplicemente non so con quale criterio hanno pensato che avrebbe venduto. Questa era la Microsoft che era molto positiva sul nulla. Vabbè, perché uno che di base fa i giochi vede che ha di qualità. Magari non hanno pensato tanto a... No, tra l'altro sono gli stessi di Evil Within, appunto. Fa ridere pensare che hanno fatto quello, vabbè. E poi è proprio la mia shit questa, cioè tu uccidi roba e te droppa roba, a cioè tempo. Vabbè, senza senso. Visualizzi queste icone e senti il pubblico applaudire, vuol dire che hai attaccato esattamente al ritmo. Ah, io pensavo che era che avevo sbagliato. Se hai bisogno di aiuto per cogliere il ritmo, premi select per avere un'immagine che ti mostra sempre quando attaccare. Wow, è stato... Cazzo, è pure figa sta cosa. Ma forse è meglio se me ne vado. Pure gli alberi si muovono a tempo. Carino, ma non lo voglio usare. Ehi, hey, parla il boss della rivoluzione, Rekka. Perché ha sentito che un difetto se ne va in giro disturbato nella zona di Rekka. Se qualcuno dovesse vedere quel ragazzino, Rekka ti ordina di distruggerlo. Rotta marlo. Nessun difetto esce dalla produzione. Non finché c'è Rekka. Ok, questa è meglio non incontrarla. Cagnolino. Quanto il cagnolino. Ok, dai, ci può stare. Oddio, Mr. Penis. Posso esserti d'aiuto? Che ne so? Che cosa sei? Smart Fridge UASF07 della Vendeley, meglio noto come E-Frigo. Non E-fri... è bellissimo, ma posso analizzare il tuo livello di benessere e condurti alla soddisfazione. Lascia che... Ehi, no, non serve. A quanto pare hai poteri robotici musicali. Vuoi che ti dia una spiegazione delle tue abilità difettose? Quindi forse il tuo problema è attaccare i nemici a ritmo. Non lo definirei un problema. Attaccare i nemici a ritmo infligge più danni, perciò immagino che per te sia vantaggioso. Non è sempre facile trovare il ritmo, proprio come la pace interiore, ma ti do dei suggerimenti. I tuoi attacchi colpiscono sempre al ritmo. Ma siccome attaccare a ritmo è vantaggioso, conviene premere di nuovo il pulsante d'attacco quando metti a segno un colpo. In effetti ha senso. E se ti serve ancora aiuto, hai a disposizione un assistente al ritmo. Anziché spiegarlo a voce, che ne dici di provarlo su di me? Vuoi che ti colpisca? La cosa ti alletta, vedo. Fai pratica dei tuoi attacchi rapidi e pesanti su di me. Ma senza senso, dai.
Cioè, quindi io attacco, a prescindere da quando inizio, lui va al ritmo e quando colpisce posso riprendere il ritmo lì. Esatto, sì, se tu colpisci fuori ritmo, lui colpisce comunque quella volta al ritmo, poi tu ti puoi ricchiappare. Proprio come pensavo, ci riesci bene. Wow, che frigo fantastico! Ma poi guardare l'animazione. Okay, no, le animazioni sono fantastiche, sì. Inquietante. Se ti va di riprovare, fammi sapere. Ma bellissimo, porco due. Ma da quando in qua c'avevo sta combo? Ma che premuto? XX triangolo. Ma che cazzo ne so? Non lo so. Ho fatto il panico e ne sono felice. Ah, ok, qua era chiuso, dovevo andare per forza qua. Ah, ma la chitarra suona pure quando colpi, vabbè. Non ha senso sta roba, sì. Vabbè. Voglio colpire ogni cosa che si possa colpibile. Vabbè. Ah, anche i salti vanno a tempo. Io pensavo che si capito prima. Pensavo solo gli attacchi, non pensavo anche il salto. Cioè, perlomeno fuori dal combattimento non pensavo. Sembra sospetto. Oh, ce l'ho la schivata. Mi sa che comunque una certa diventa tipo super difficile. Anche perché penso che a seconda del livello cambia ritmo. Vabbè, immaginavo però. Cercando di uscire di qui. Beh, in questo caso potrei aiutarti se... Ehi, urlare in questo modo è strano. Puoi darti una mossa? Ok, mi sono infiltrata nel pannello. Colpisci l'interruttore e sali. È che vorrei capire. Progetto Armstrong. Quali cazzo sono le canzoni quelle col copyright, se queste sono quelle senza? Non un bersaglio sulla fronte. Tanto sto prendendo molti cosi, mi sa che mi serviranno tipo un boato per far qualsiasi stronzata. Mr. Kennedy, che vuoi? Ti stavo guardando mentre combattivi. Sei molto bravo a schivare. Mister Parade. E poi faceva sesso Booker T. Beh, ricordo. A quanto pare schivare a ritmo ti permette di eseguire una schivata tripla e di attrarre oggetti il migliore del mondo, Booker T. Un bravo guaglione. Non so se ti ricordi che aveva una corona. Non ti ricorda nessuno? La corona. Booker T. C'era una corona in capo, c'entrava la corona un periodo. Assomigliava proprio al king del gaming. Una corona nel cielo è la sua, è proprio la sua. Impossibile non vederla. Fino andando al ritmo potrei schivare rapidamente fino a 3 volte in successione. La tua distanza è schivata a mente e poi. Schivare in aria non è utile. Dico. Posso schivare anche per aria, ma dozzi, ma è la vita. Cioè, così fluido era bello pure senza andare al ritmo, comunque. Ma so
cosa stai pensando? È possibile collegare attacchi rapidi e pesanti subito dopo una schivata. In realtà non stavo pensando a quello. Invece credo proprio di sì, ma ricorda di premere il pulsante d'attacco subito dopo una schivata. Allora, ti va di provarlo su di me? Proviamola. Okay, chiedo scusa già da ora. I tuoi colpi mi riempiono di gioia. Questo so io e dopo. Urrà! Grandioso! Eccoti una bevanda rinfrescante. Spero di esserti stato d'aiuto. Dov'è la mia bevanda? Stavo mentre combattevi. Oh, sì. Ah, sì, hai parecchio da fare. Se hai bisogno di me, sai dove trovarmi. No! Marco 2. Chiunque pensi di fare una pausa oggi verrà rottamato. I miei occhi sono ovunque. Comunque lei mi sembra Engin. Sono io. Che parla mentre fa l'ira di Crash. Ma non dovevi aiutarmi? Forse non è stata una buona idea. Bene, ce l'hai fatta. Sono qui. Ok, sarò breve. Ti ho visto combattere. Credo che potremo aiutarci a vicenda. Io pensavo... La sicurezza ti sta addosso. Sta animato sto gatto, mostra a vedere. Ferma! Sì. Ok, aspetta un attimo. Eri tu prima? Una gatta? No, questa è 808. Lei è una gatta, ma l'ho costruita io. Ascolta, come stavo dicendo... Ecco, io che credevo che il mio braccio robot musicale fosse una follia, ma questo... Ah, starò meglio da solo. Ehi, ascolta, la Vendelei trama qualcosa e ho detto che ti posso aiutare... A posto, grazie. Sentito quel ritmo. Qui succede qualcosa. Guardate chi è tornato. E non è da solo? Questo sta riflesciando, madonna. 808, c'hai un nuovo asso nella manica. Fatto il gatto che si chiama 808, vabbè. Se lo sentisse a me dove me ne direbbe. Un attacco bonus sul ritmo, da usare dopo una combo. Dopo l'ultimo colpo, ti apparirà un cerchio. Premi qualsiasi pulsante d'attacco per sferrarlo. Ah, ok. Basta parlare. Proviamolo. Perfetto, che campione. Ascolta il conto alla rovescia. O aspetta che i due cerchi si sovrappongano per un vai così con tempismo perfetto. Per un vai così. Vai così con la tua combo pesante. Ormai puoi farcela da solo. Ah, posso fare st'altro tempismo e fa la mossa più forte. Per eseguire combo e infliggere danni pesanti. L'importante è seguire il ritmo. 808, giusto? Ce la intendiamo bene noi due. Ehi, ho ripensato all'offerta. Ma prenderò in prestito la tua gatta per un po'. Cosa? Perché? Ehi, volevi aiutarmi, no? Tranquilla, la tengo solo finché non esco di qui. Ah, farei meglio a non portartela via. Fatto che appare lo snap del dito, vabbè. Ma proprio la musica è pure bella, cioè nel senso non fa schifo al cazzo. Cioè absolute banger proprio. Cioè ma puoi fare delle combo assurde già da adesso comunque. Per scoparsi la tizia del gatto che è sicuro una fregna clamorosa. Oddio, l'adesivo del Mr. Penis. Cazzo, vai. Dimmi tutto, frigo. Hai
trovato una nuova amica. Spero non mi abbia sostituito. Ma ora sei in grado di eseguire un vai così. Wow, riesci davvero a leggere ogni mio pensiero. Attivare correttamente un vai così sprigiona un enorme potere. Se hai orecchio, ti basterà ascoltare il conto alla rovescia per attaccare di conseguenza. Una soluzione più visiva è aspettare che i cerchi si sovrappongano. Se hai ancora difficoltà, puoi premere il pulsante d'attacco a ritmo prima dell'attacco, così che vada comunque a buon fine. Ti conviene farne uso, perciò puoi allenarti con me. Esegui prima una combo rapida. So che ci riesci. Marco 2, ma fa molti più danni. Cioè, praticamente tu aspetti per fargli ne 3 tutti insieme. Voglio vederti fare scintille. Che energia. Veramente figa sta cosa comunque. Il problema di questo gioco è che però non giochi per un pomeriggio e ti sei scordato ogni comando. Senza né se né ma. Cioè, immagina scopate sto tizio comunque ormai. Va a pezzi. Fatevi sotto. Ma senza senso quello che ho appena visto. Giura bellissimo. Ma veramente figo, cazzo. Ne vuoi ancora? Ne vuoi ancora? Veramente clamoroso. Bellissimo. Cioè, la scena con l'ascensore e tu che voli per aria è veramente allucinante. Forse le cose non vanno così male. Ok, ricordami di chiederti come hai fatto. E chi lo sa, ora tocca a te. Devo andarmene da questo posto. Sei in produzione. L'unica uscita diretta è per il controllo qualità, lo vedi? Ci sono così tanti edifici, non saprei. Quello con scritto centro controllo qualità. Ok, quello là. Ma ti staranno aspettando con l'uscita, quindi... Mi è piaciuto uscita. Andiamo. Il secondo combo vai così attaccando al ritmo in maniera costante per aumentare la dopera del ritmo. La dopera del ritmo da D a S. Più alto il voto, più alto sarà il tuo moltiplicatore di punteggio. In base alla performance in combattimento riceverai dei bonus finali. Più alto peso alzerà il voto. Più mi piace pensare a terra, papà, 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 papà. Non vedo l'ora di vedere il primo boss, che cazzo è. Fare lo spaccone non ti aiuterà ad uscire. La soluzione migliore è quella più ovvia. Consiglio pessimo e pericoloso. Ti stanno cercando. Dobbiamo batterli in astuzia. Bene, allora uscirò combattendo. Sei scemo. È l'esatto opposto di batterli in astuzia. Ma parte proprio il laserozzo. Tutti i dipendenti parla Recca. È un messaggio importante, quindi tutti in maiuscolo. Egli visiterà l'edificio e Recca sa che voi loro di ferri vecchi state serrando tutti i bulloni per far funzionare le cose, ma Recca vuole che questo posto risplenda per il Festival Armstrong. E qualcuno sistemi gli scanner del progetto. Lo sentite questo suono? È il pubblico che applaude quando le unità Armstrong entrano in scena. E quando Recca riceverà il suo bel bonus a fine anno, si assicurerà di menzionarvi tutti nel millisecondo precedente. Al momento in cui si rilasserà, si farà un bel applauso. Cringe, però ok. E sono riuscito comunque a cadere. Va bene, Gabriele. Sei proprio un big. E l'hai rifatto ancora. E che funziona in un modo così assurdo.
Non sarebbe strano se fossero delle robe nascoste tanto, tanto, tanto. Che poi tra l'altro anche il gatto mi sembra che faccia vedere cose abbastanza a tempo. Eh sì, pure il gatto va a tempo, non c'è bisogno della linea sotto. Che comunque è figa, eh. Ti dico che quello era Kale in carne e ossa. Che ne sai? Non ce le hai nemmeno carne e ossa. Dato che sono in produzione, posso dire di averlo incontrato? No, non puoi. Quindi piantala e aggiustiamo queste scale. Tanto, guarda che fighi i design di sti cazzo di robot di merda. Veramente fighi. Sì, no, tutto bello, devo dire. Cioè, davvero potranno farci una serie senza il gioco, andava bene lo stesso. Te ti guarda Giorgio, amico mio, sennò ti spacco la faccia. A posto. E non dire sì, lo so, e poi non lo fai. Di dire sì, lo so, e poi mi ti fai. Lo faremo. Ma è tutto bello. Ricordiamo che vabbè, per compensare il lavoro in più del progetto Armstrong è stato aggiunto un nuovo giorno della settimana. Non dimenticate che in questo giorno ho droppato il ponte. Cioè questi hanno la settimana da 8 giorni e il giorno dopo la domenica si lavora lo stesso. Bellissimo. Che fa ridere, però sicuramente andremo a parare pure noi lì, eh. Prima o poi qualcuno dirà, ma la settimana da 7 mi sembra un po' poco, io la farei da 9. E ci toccherà lavorare 12 giorni a settimana. Oh, ciao di nuovo, amico. Già, forse non mi hai visto. Magari il mio cartello era troppo piccolo. Già, proprio così. Non potevi essere così scortese da evitarmi? Ho dato uno sguardo in giro e ho visto che si muovono tutti. Diciamo che un giorno in più superpoteri musicali. Sai, in verità potrebbe attuarsi. Trovare il ritmo sì. Facile come guardarsi attorno. Bello Heidi Rush. Sì, King. Comunque si è messo le magie a fianco a quella del laso, anche del Prime, perché ha la corona. È un folle questo uomo. Tra l'altro c'ha, se levagli quella da mod, comunque c'ha First e King. C'è First e King. Imbattibile Rush. È il King anche su, anche delle sub. Tanto mi sa che è davvero il King delle sub, perché mi sa che è l'unico che c'ha 19 mesi. Controlla un po'. Sei risubato l'altro. Non posso. Aspetta, dove lo vedo. 19 mesi, sì. L'altro ieri. Grande il Fresh, sempre al top. Impossibile fargli smettere di battere i record. Sì. Se hai bisogno di un punto di riferimento di interfaccia di gioco della battaglia, tieni il ritmo. Anche il mondo è tornato a te, pulsa il ritmo. Attaccare il ritmo fa risplendere le luci e muovere gli oggetti. Vabbè, me ne ero accorto subito, cioè nel senso. Deve essere questo che i giovani definiscono essere al top. Non so, non c'ha senso. Ma comunque è forte. Ma comunque, cioè, Fresh è allucinante sto gioco, io non pensavo. Cioè, ti fa venire voglia di platinarlo, mannaggia la madonna. Non penso, lo farò, però, vabbè. Ma dove ti volevi nascondere? Secondo me prima di dire completamente no, darai una spizzata. Ah, dice Mons. Questa è una porta strana, secondo me la posso aprire. Madonna che bello, no? È tempo per tante robe, secondo me. Non ci posso fare niente, i record arrivano autonomamente. Ignorare il bottone. E lo ignoriamo, però se mi dice cose che mi interessano. Tra l'altro mi fa ridere che ogni volta c'è un cartello più grande. Non me ne ero accorto.
un'eccezione. Stando ai dati raccolti, tutte le unità di sicurezza della Vendali si muovono e agiscono al tuo stesso ritmo. Perciò, prestando attenzione, saprai... Ma dacci un'anticipazione, questa spada chitarra si può modificare? Segui il ritmo, sostituire? Per attaccare, segui il ritmo per schivare. Ora le cose sono abbastanza semplici. Però là c'è la più piccolo. Oh, stando ai dati raccolti, perciò... Restando a te, ma stavo arrivando alla parte più divertente. Skill, no, beh, ci sto. Sembri un po' stanco. A volte è meglio fare una pausa. E intendo una... Comunque, non stai seguendo... principi del gaming, non stai seguendo i consigli del King del gaming. È che sono... Mi sa dopo che ci hai parlato ti sei perso la scenetta. Che è diventato più grande ancora? Aspetta un battito singolo dopo il primo attacco rapido per passare a una combo di pause. Ecco, questa ha fatto bene a vederla. Io devo fare ta, 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 ta. Ok, vediamo un po'. No, fai ta, 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 cioè, fammi vedere il video. Ah, è vero, ok. Cioè fai colpisci, lui batte il piede a terra, colpisci, lui batte il piede a terra. Ah, ecco allora prima come ho fatto a fare sta cosa. Ma dovrei fare pratica. Ah, lo sai prima come l'ho fatta? Ho premuto X triangolo e mi ha fatto comunque quella perché l'ha contata come pausa. Ah. Toglimi il respiro. Vabbè, comunque se sta diventando un po' omosessuale sta cosa con sto robottino, Abbastanza. Eccoti un drink offerto da... Cioè, a me sto drink che dice che mi offre, secondo me sborra, però. No, secondo me te dalla vita se l'hai persa. Don't make a mistake. Vabbè, sì, ma comunque c'è tutto bellissimo, ma non ha senso. Rompe un po' il cazzo che le cutscene sono a 60 e poi il gioco a 143, però... Ok. Forse ho trovato... Non ci sto a credere, ma veramente? Già, certo. Ma stiamo scherziamo? Vabbè, mi sento male. È enorme. È quasi una città. I vantaggi dell'essere l'azienda leader del settore. Alla Vendelei piace mostrarsi. Ma io cerco ciò che nascondo. Ah, ti piace svelare i segreti. Allora dimmi come ti chiami. Se hai aspettato tanto per chiederlo, puoi aspettare un altro po'. Io sono Chai, comunque. Chai? Allora ok. Oh, pensavo che potevo salire. Ah, vabbè, giustamente devo far giris. È tutto fantastico. Oh, mi sono rotto il cazzo quanto è bello. Ah, l'ho preso comunque. No. No, sto morendo. Quante scorciatoie qui. Che poi è... Ma che figo. È veramente troppo figo. Cioè, basta. Comunque poi ho visto il trailer di Metal Gear Solid Delta. Bene, che ne pensi? Perché Metal Gear Solid 3 non è che posso dire che non è bello. È che non lo so, lo guardo e penso... Manca qualcosa. Che poi quel qualcosa è Mr. Kojima che...
Cioè, se dice una Kushima ti fa una cosa del genere, ma cosa cazzo avrebbe creato? Sì, comunque il King l'ho dovuto disattivare. Ordini di produzione dall'RS, unità PGR, numero del porco Dio nei laboratori. Zanzo vuole che questa unità venga messa in vendita oggi stesso, nonostante l'abbia ideata ieri. Rifaceva un altro gioco, sì, probabilmente cambiava la storia e creava un'altra timeline. Nome del prodotto, pacco batteria ingrandito per unità di alimentazione del progetto Armstrong. La batteria è progettata per smettere di funzionare dopo 6 mesi, esattamente un minuto dopo lo scadere del periodo di garanzia. Zanzo vuole mettere in commercio questo supercaricatore di batterie per favorire questa cosa? Io non lo so più. Fingi che non te l'abbia detto, ma serve solo a incasinare la ricarica e far esaurire prima la batteria. Per tua informazione, questo affare è anche un parafulmine. Zanzo non ha voluto coperture produttive perché così è più bello. Metti dei guanti di gomma o qualcosa del genere. Praticamente ogni... cioè... sento un po' di critica sociale in questo videogioco. Produzione di batteria attivata. Non toccate i laser rossi, ovviamente. Oh no. Che devo fare? Ah? Vabbè, bellissimo. Ma stai scherzando? Ma sotto a Pontos? No, sì, ma è difficilissimo. Porca puttana. Io non toccherei nulla. Però giustamente l'hanno rifatto paro paro con la grafica moderna. Sì, che poi è quello che vogliamo noi, non è che sto a dire no. È che io avrei preferito il remake del primo per renderlo più giocabile e più moderno, perché già dal 2 secondo me è invecchiato benissimo. Il primo è invecchiato bene tutto tranne la grafica. Anche se è bello da vedere anche ad oggi, che è follia, però vabbè. Ah, non lo dovevo davvero toccare. Meglio, no? Al contrario, a dire il vero. Ah no, sono potenziato? Mi sento più forte. 808 mostra che c'è molta energia nel tuo braccio. Che ne dici di rilasciarla? Cioè, può accumulare l'energia della sua barra di riverbero per usare attacchi speciali. Quando avrà accumulato abbastanza energia, la barra di riverbero brillerà per farti sapere che puoi sferrare un attacco. Premi contemporaneamente LR per attivare l'attacco e consumare l'energia accumulata. Attaccare al ritmo e raccogliere batterie ricaricherà la barra riverbero. Ok. Non so che avrei dovuto premere. Vabbè sì. C'è bisogno di dirmi anche che le batterie ricaricano il riverbero. Non sto giocando a Sekiro, grazie. Che però vorrei fare in live dopo Elden Ring, sai? Mazza. Ma ci devo pensare però. Perché tu non l'hai giocato? Non l'ho finito, che mi ha fatto cagare. Esatto. Bellissimo. Dai, un bellissimo salario. Wow, ora sei in grado di eseguire gli attacchi speciali. Ma è successo un era solo per triggerarti. Ah, ok. So tante cose su te. Lo so. Ma questi attacchi speciali sono essenziali. Convogli parecchia energia in questo modo. Mettere a segno vai così. Rimuove le batterie dai nemici per caricare la tua barra riverbero. Ah, ecco perché lo devo fare. Tutta l'energia svanirà al termine di una battaglia. Non sei stato progettato per trattenere troppa energia. Ricordati di usarla quando ce l'hai a disposizione. Come si dice, se non lo usi? Vivi nel perenne rimpianto di ciò che sarebbe potuto essere, non è così? Beh, me la ricordavo diversa. Ma infatti qual è, scusa Lago, se non lo usi? Ti piacciono le palle? Trovato! Rekka lo vuole distrutto! Quindi distruggiamolo! Fai, ma che sta scherzando? Ma sta scarsando? Non lo volevo fare a loro però. Fatto sbagliato tasto, vabbè. No,
Marvel Pokémon. Ah, nulla è. Non l'avevo visto. Potevo dare potevo fare meglio. E non capivo quello con la serone dove stava. Aprire porta. Ah, ma là c'è scatole col pisello, aspetta. Questo è un tablet. Nota sui robot di vecchia generazione a fine vita. Riqualificazione tecnologia Vandalay. Gli ordini richiedono che tutte le componenti di robotica a fine vita vengano portate in produzione e rottamate per realizzare nuovi modelli. Inclusa la tecnologia ancora in uso. Non so perché, dato che funziona benissimo, ma sembra sia un ordine diretto di Gale. Ma io non faccio domande, scrivo solo gli avvisi. Vorrei sottolineare che anche la mia serie verrà rottamata. Quindi questo è un addio, sto scrivendo da un nastro trasportatore. Vorrei solo... A posto. L'altro Vandalay. Mi ricorda qualcosa Vandalay. Mi sa che mi ricorda Seinfeld. Che quando quello si voleva scopare le troie... Si inventava che era un architetto di nome Vandalay. E il bello è che ci riusciva. Anche se poi vabbè la serie una certa diventa più le vicissitudini di quel tizio piuttosto. Stata come indistruttibile, evidentemente non lo è. Dopo averla riparata con 5 pezzi e una borraccia alla salute, può? Non sapremo mai. Sicuramente farà qualcosa. Ripariamola, che te devo dire? Dun dun dun. Bello che poi le mosse cambiano suono a ogni livello. Posso passare sopra. Mi muoio andare là, vedi che ci sta. Non c'era... Ah, no, vedi? La classica Kojima. Un bazzolotto del prototipo del pensiero elettrico della banda. E raccogli 8 pezzetti per creare un nucleo di riverbero. Perfetto. Che farà aumentare il mio riverbero, immagino. Bello che diventano direttamente rotti. Ciao, come stai? Stavo quasi per cacarmi nelle mutandine. L'ho evitato o m'ha preso? Non l'ho mica capito. Oh oh, un blackout. Oh no. Il generatore sembra rotto. Sembra rotto, Los. Vuoi aggiustarlo? Vedi attrezzi lì vicino. Attrezzi? Ho un'idea migliore. Io do una crocca assurda. No, fighissimo. E lo
spettacolo continua. Voglio pure un braccio robotico, cazzo. Ti avevo detto di controllare il generatore. Avevi un solo compito. Mi hai incastrato. Recca ci distruggerà entrambi se rimaniamo indietro. Beh, qualcuno l'ha aggiustato, quindi smettila di urlare. Ah, tutto il pisello di fuori c'avevo. Ora di pulire. Ora di pulire. Ma cazzo ho fatto a non cadere sotto? C'ho avuto l'ultra istinto, porca puttana. Le viola mi intrigano perché sembra sempre che devono fare qualcosa. Ricordiamo che i giorni di malattia devono essere registrati con 6 mesi di anticipo. I giorni di malattia per dipendenti robotici non verranno approvati. Pare. Sembrano le regole di Amazon. Poi arriva un gioco di corse The Warhammer, ma non c'ha senso. Sì, lo so, ho visto. I nemici resistenti non subiranno alcun effetto di attacchi finché non rompi la loro barra di stordimento. Una volta rotta potrei farli indietreggiare o sollevarli in aria per eseguire Combalos. Per attaccare senza sosta i nemici per rompere la loro barra di stordimento. Se non li attacchi per un po' di tempo la barra si ricaricherà. Con 100 di attacchi sono seguiti dopo si aspettava di pavo di poco. Esattamente quello che pensavo anch'io. Ho usato le mie stesse parole poi. Datti da fare. Salve signor Rockfort. Credo che lei mi abbia inviato queste mail per errore. Messaggio ricevuto riportato di seguito. Ok, guarda cosa mi tocca sopportare. Registro conversazione tra Rockfort e Recca. Fammi solo sapere se i numeri quadrano per l'obiettivo del quarto trimestre. Recca farà la valutazione delle spese. Puoi smetterla di urlare. Il caps lock è rotto. Recca lavora duramente e digita duramente. Non mi interessa quanto duramente lavori, se quelle unità non escono non rispetteremo mai le previsioni per il quarto trimestre. Allora di azzanzo di smetterla di fare progetti nuovi a raffica. I progetti sono un problema suo, realizzarli è un problema tuo. Smetti, la Recca fa in modo che la linea Armstrong sarà pronta e funzionale tra 17 ore, mentre tu conti le banconote Recca monta robot. Tu non monti robot. Senti, fai in modo che alle tue parole seguano i fatti. Vabbè, questo non era divertente, sopruso, abuso di lavoro sul lavoro. E sembra avere un pisellino di fare. Sono troppo difficili. Voglio rilassarmi, ma devo andare a tempo. Faccio l'ultima partita e poi torno al lavoro. Improve. Vado, preme questo. Combinando attacchi rapidi e pesanti, puoi ottenere ancora più combo e vai così. È il momento giusto per provarci. Ma allucinante, scusa, È ora di mischiare attacchi rapidi e pesanti. Il tempismo è più difficile. Fai del tuo meglio. Perfetto, che precisione. Mm.
Ma clamorosa combo comunque. Ho un'altra combo per te. Vediamo come te la cavi con questa. Vabbè, sarà al contrario. Sei veramente molto bravo. Il fatto che partono gli assoli è una figata comunque. Ok, io a 15 anni sta roba mi ci sarei fatto le seghe comunque. O probabilmente avrei detto: ma leva sta merda, mette Fallout 3. Questo sta voce proprio. A 15 anni ce n'avevo 67. Sono quasi fuori. Vabbè, mo' boss fight, dai. Due cure nella batteria e boss fight. Una passeggiata. Ups. Avrei potuto farla meglio sta combo, ma c'avevo un pensiero in là. Lo sapevo che era facile. È una trappola, idiota. Ti stanno aspettando. Con cosa? Nulla che non possa affrontare. Cazzo l'ha detto. Allora, forse l'unica cosa... Avrei aumentato la velocità di camminata, perché... che va a tempo, proprio danno a tempo, ma sei un po' più veloce. Ho preso belle pizze. Vedo di poter passare, cioè... la c'è il pisello. Era, sapevo che c'era. Ok, maggiore dopo la boss fight diventa zero. Quel numerone. Il numerone. Abbiamo chiamato il Fresh Project. Visto? Come pensavo, tutto a posto. Devi rilassarti. Ecco a voi la responsabile della produzione, Ranka! Oh no. Hey yo! Eccoti qui, piccoletto. Hai sfidato la squadra di Rekka, la produzione di Rekka, ma soprattutto, sì, hai sfidato il mio perfetto record di zero difetti! Le tue guardie volevano uccidermi! E io e lei del progetto Armstrong. Scritta in piccolo. Dovresti leggerla, teppista.
I difetti vengono richiamati. Richiamati? Vuoi dire uccisi? Non è Recca a scegliere i verbi. Lo fanno quei fessi del marketing. Comunque, grazie per essere stato così scemo da presentarti qui. Così non sarà Recca a sporcarsi le mani. Te l'avevo detto. Benvenuto al controllo difetti del progetto Armstrong, dolcezza. Il nostro controllo qualità è il migliore di tutto il settore. Heyo! No! Sono i difetti. Molto bene. Mi piace il loro sapore. Molto male. Livello di ispezione 1.000.000. E quality assessment 1.000.000 del nome suo. Ok. Ora si balla, amico. Fatti sotto. Le sue mani sono super sensibili per ispezionare. Un modo strano per dire colpiscile, ma ok. Power call! Bene. Finalmente posso usare questi. Prova a schivare questo. No, ma prendo il pisello. Due, non mi aspettavo. Beh, ma senza senso. Due sei bello. Era pure una cosa in più, ho preso una cima questa cosa. Silonis. Ci sei qua? Lo vedo.
No, c'avevo il cazzo di fuori. Ma sono caduto. Quindi ogni boss c'ha pure... lo può pure indebolire così. Canzoni finiscono. E ma che cazzo è l'art director di questo gioco? Gli voglio fare una sega. Cioè, ma se, ma che cazzo sto guardando? Ma cazzo, io spero che almeno lui l'abbiano tenuto a Microsoft, se no sono figli assurdo. Di puttana. Assurdo, perché hanno fatto un lavorone. E non vedo che non vuol dire che sta gente non è valida, hanno fatto niente il meglio che potevano fare. Ma poi pensa che da Evil Within 2 sono arrivati e sono passati a questo, cioè sì. Cioè hanno fatto due horror. Sì, tu gli hai detto. Un open world e poi hanno fatto questo. No, dovete fare sta cosa a cartone, dai. E loro hanno fatto ok, l'hanno fatta bene. E gli hanno chiuso lo studio. Vabbè, chiuso lo studio perché probabilmente li ha assunti direttamente. Gli costa di meno. Hanno chiuso lo studio, hanno licenziato. Sì, sì, studio chiuso, però è che non possono più continuare sotto quel nome, non è più quel team. Vabbè, però magari gli riorganizzano un team interno, gli danno un progetto. A parte che cioè, è relativo perché possono tranquillamente ricrearlo e... sotto un altro nome lo chiamano Bango Software. È quello, però se ti assume Microsoft dice voi siete un gruppo che si occupa di sto gioco, lavorate su sto gioco, o comunque loro glielo possono proporre, dipende come l'hanno assunti. Dipende gli investitori che cazzo vogliono. Hai visto? Sì, sì, però adesso chiudi la bocca e seguimi. Noi hanno sparsi in tutti gli studi, speriamo di no. Cioè l'art director di sto gioco deve prendere in mano tutta la Microsoft. Ok, va bene. E strizzare i coglioni di Phil Spencer finché non diventa obeso. Paura? Cosa? No. Però in effetti è un po' buio. Non ci sono ragni qui, vero? O tipo ragni robot. Oh, ti prego, fa che non ci siano ragni robot. È quello. Seguimi. Vabbè. Madonna, ci sembra una puntata di Griffin. Da quanto è bello. C'ha un miliardo di cose. Ogni cosa che hanno pensato ce l'hanno infilata. E è un continuo, non si ferma mai. Porca troia. Questa fa delle foot jobs, secondo me. Senza senso. Una trappola a corda? Che cosa sei? Un cartone animato? Quindi è questo che fa le magie? Se lui glielo fa, lui col cazzo sul piede fa. Quindi è questo che fa le magie? Io sono Peppermint. Ehi, la tua voce? Ah, sei la gatta! 808 ha i miei occhi e le mie orecchie. Ma sembra proprio che tu le piaccia. Ok, ok, va bene, tua, tua. Gags. Dai, scansa fatiche. Abbiamo molto da fare. Inizia, è tipo Cartoon Network style, cioè funziona tantissimo. Tu hai detto che mi avresti aiutato a uscire di qui. Lo farò, ma prima tu aiuti me a indagare su Spectra. Non so nemmeno cosa sia. Questo è ovvio. Sono informazioni riservate. Quindi... brutte? Sì. Per scoprirle sto lavorando in squadra. Siamo in pochi, ma... Con pochi intendi tu e la tua gatta? Non mi freghi, sai? Qui c'è scritto Rockstar. Almeno la suoni la chitarra. Ah sì, c'ha il labiale perché va a tempo. Cioè c'ha il mugshot, ti segno in un modo, ma poi il labiale del modello va a tempo con quello che dice. Questo campus è un labirinto di corridoi, ascensori e vicoli ciechi pieni di guardie. Hai bisogno di me per uscire di qui. No, per ora sto andando...
Malissimo, se non fosse per me. Senti, se mi aiuti ti farò andare via dall'isola Vendeley. Ok, come vuoi, credo. Perfetto. Sì, non ha senso. Cioè, addirittura il labiale gli hanno fatto al modello. Col tutto che lo vedi mai. Io voglio piangere. Cioè, veramente voglio piangere. Godi un po' di riposo tra una missione e l'altra quando sei in rifugio. Parla con i partner, rilassati prima della missione successiva, godi l'atmosfera. Man mano che la tua avventura prosegue verranno aggiunti i punti di interazione, quindi prendi un po' di tempo per guardarti a Tauma. Cammina nel rifugio per parlare con i partner o interagire con l'ambiente circostante. Presiedi sul divano per andare avanti con la storia. Il muro della gloria sul retro del rifugio offre obiettivi e ricompense che puoi provare a sbloccare man mano che prosegui con l'avventuris. Questo è il tuo rifugio? È davvero un'operazione minuscola? Beh, adesso siamo uno in più. Buttati sul divano. Comfort inclusi, vedo. Tra l'altro, ti posso aiutare con dei potenziamenti se hai dei pezzi di ricambio. Parliamone prima di andare. E parliamone. Usa lo specchio per equipaggiare il tuo costume. Oh, finalmente, vediamo cosa cazzo ci dà. Scatena l'energia, tra l'altro non so cosa sia. Completa le sfide del muro della gloria per ottenere ricompense e ottenere un morale dedicato alle tue avventure. Andando avanti con la storia sbloccherai nuove sfide, quindi controlla regolarmente quali obiettivi hai ottenuto e quali sono diventati disponibili. Ah, ok, questi sono proprio... fai gli achievement e prendi esperienza. Ah, forse io potevo distruggere pure le mani? C'era gestione perfetta, supera la battaglia... Ah, senza subire danni... Ah, carino! Vabbè, non sarebbe mai... Bello, però! Che appaiono i boss dietro, i cazzi! Fighissimo! E pure modellato dietro. Mi seguo sui piedi femminili, perfetto. Ah, e questi sono i log che ho trovato. E guarda quanti cazzo sono, mannaggia la madonna. Che belli i giapponesi che mettono sempre pochi collezionabili nei loro giochi. Mi rende felice questa cosa. Questo è il murales del penis? Non dici neanche niente, non so che... Non sono esperta di tecnologie Vendeley, ma credo di poterti potenziare in battaglia. Dei vantaggi? Puoi spiegarti meglio? Ti ho preparato un negozio. Qui puoi imparare nuovi attacchi. Comprali per usarli. Qui puoi imparare nuovi attacchi speciali. Ogni attacco richiede una certa quantità di barra riverbero. Devi averne abbastanza prima di comprarli. E poi gli attacchi speciali devono essere equipaggiati. Non puoi usarli tutti così. Ah, peccato. Ora c'ho Power Cord. Ok, inserisci l'attacco che vuoi nello slot, poi sarai pronto. E per finire, qui ci sono degli oggetti per potenziamenti permanenti. Che cos'è? Ho un'idea per una novità, ma diciamo che è ancora in progettazione. Tutto questo solo con qualche congegno. Non sottovalutarmi, so fare più di quanto credi. Okay, questa bella maiala, eh. Cosa hai da offrire? Il giapponese era Mikami, ha fatto da producer, senza senso. Cioè, quell'uomo ha fatto Resident Evil 4, Evil Within 1 e 2 e questo. E quell'altro, come si chiama? Ghost of Tokyo, là. No, Ghost of Tokyo. Tokyo... Ghost of Tokyo. Come cazzo si chiama quell'altro? Quello prima di questo. Tokyo Underground. No, Tokyo... Ghostwire Tokyo. Ghostwire, ok. Lo volevo dire. Sarebbe mai venuto Ghostwire comunque. Avevo paura della reazione del Kindle Gaming. No, ma è un re buono, non si arrabbia mai. Oh, ecco che cazzo fa la borraccia. Allora, si attiva automaticamente quando lo... Ah, mi si mette il pisello. Potenziamento slot per attacco speciale. Un solo attacco non basta. Il potenziamento permette a Kai di equipaggiare due attacchi speciali e cambiare il voto. Per gli equipaggiati premi su per cambiare attacco. Attacco, si vede bene, abbastanza energia, cazzo. Ok, quasi quasi. Tanto per adesso è abbastanza semplice, potrei pure aspettare. Ah, li devo anche fare io.
Ma senza... ma cioè, bellissimo, scusa. Ah, questo mi potenzia e basta. Ah, ok, ti cura. Io voglio comprarle tutte queste cose. Tanto posso scorrere? Choc Chai. E mi dice delle frecce per cambiare personaggio. Vabbè, le prendiamo. Ah, le posso anche vendere. Ma fai il bravo fallitone. Vediamo. Ma sessualissima questa. Pedaliera. La gira. Ok, vabbè, standard questa. Ah, questa è con la pausa. Questa è figa. Questa è molto figa. Bello. Veramente molto figo. Voglio del costume. Ce l'ho la nude mod. Cazzo. Ma c'ha un vibe comunque assurdo. Lo sai che cosa mi ricorda? Mo' mi sta a venire in mente. Ghost Trick. O Detective qualcosa. Detective Ghost Trick, una cosa del genere. No, posso potenziarlo. Posso cambiare magliettis. Con le magliette più cringe della storia. Peppermint and Macaroni. Ed ecco che già so i nomi dei personaggi. Grazie maglietta che me l'hai spoilerati. Mannaggia a Dio. Ah, posso anche trovare skin per il Gattos. Ah, ok. Quindi l'unica cosa che ho per avere un'edizione che non so neanche qual è questa. Maglietta positività. Carina questa qua, però la lascio standard per adesso. Cosa c'è che c'ho il punto esclamativo? Tiene un bonus combo di 100 colpi. Ma come cazzo faccio? Ma è follia, sì, ma è impossibile farla sta cosa. No, meglio che non li vedo perché sennò poi me li metto a fa. Andiamo avanti. Pensieri di Chai. Cavolo, in cosa mi sono ficcato? Almeno avrò una bella storia da raccontare tra 5 anni. Buon atteggiamento da troia questo, però ok. Allora dimmi, chi ti piace di più tra me e Peppermint? Sii onesta. Ok. Ok, quando vuoi sono pronto, Peppermint. Qual è il grande piano? Ok, guarda qua. Rapporto della missione. Come ho detto, il programma Spectra è top secret. Solo i piani alti dell'azienda ne sono al corrente. Perché ti preoccupi? Spectra potrebbe essere qualsiasi cosa. Diciamo che qualcuno mi ha fatto una soffiata. Ok, come vuoi. Comunque, torniamo al sito di produzione. Usando le mie abilità e i tuoi poteri ci infiltriamo nell'ufficio del capo di produzione, cioè Recca, che starà ripulendo il caos che hai lasciato al controllo qualità. Entriamo nel suo computer, rubiamo il file su Spectra e usciamo. Ok, ok, non stavo ascoltando, ma sembra facile. Ottimo, mi sincronizzerò con te tramite 808. Magari salta fuori qualche nuovo trucchetto. Cosa? Tu non vieni? In una missione così pericolosa? Non sono stupida, lascio fare a te. Ok, un attimo. Quindi vuoi dire... Escono le note dal culo al gatto. Eccomi, baby! Con chi stai parlando? Dai, raggiungi l'ufficio di Recca. Guarda, è lassù. È parecchio in alto. Dovrai attraversare la produzione, ma ti farò da guida. Cerca di non farti notare. Forza, 808! Vabbè, è fantastico. Cioè, non c'ha senso.
Ah, ma posso farlo all'infinito? Non penso posso farlo all'infinito, però. Cioè, anche se fosse, veramente, posso passare la vita qua sopra. Come hai fatto a prendere una bibita da quella cosa? Se colpisci la macchinetta nel punto giusto, non ti frega il credito. Fidati, ormai lo so bene. Madonna, ma sono statali questi, praticamente. Ah, no, ok, l'ho devastatamente distrutto, ok. E ha anche droppato bicchieri mentre la scoppiavo. Lamentela un inviato, bozza di mail non inviata di Oscar ID 671993. Con la cortese attenzione del Dipartimento delle Risorse Umane, non voglio creare problemi, ma dato che mi occupo del giardino centrale della produzione, sono curioso di conoscerne il suo scopo. Le nostre pubblicità dicono che serve per la comunicazione interufficio, ma i dipendenti è vietato entrare nel giardino. Ciò confonde i dipendenti, dato che è un bellissimo posto, ma non viene mai utilizzato. Senza contare quanto io e la squadra di polizia lavoriamo per far sì che risulti sempre immacolato. Mi chiedo anche a cosa serve il labirinto di siepi più grande del mondo che c'è al suo interno. Oh no. Mi perderò. Ma che cazzo salgo là sopra? Faccio da arrivare da fuori. No, non ci sono arrivato dentro. No, non... What? No, dai, non ci posso arrivare da qua, scusa. Forse devo saltare sui tubi? No. No, posso anche siepare. Ma non è che se lo apri qua sono un coglione pelato? Bastava dire sì, sei un coglione pelato. Senti che giro del basso. C'è Kale. E quella è... come si chiama? L'ex amministratrice della Vendeley. Roxanne Vendeley. Davvero, Child? Ha costruito l'azienda da zero. Studia un po'. Non c'è bisogno di urlare. Almeno riconosci i suoi meriti. Questa è l'or. Roxanne avrà anche fondato l'azienda, ma guarda Kale, ha stile, dei bei capelli. Sta solo seguendo le orme di una vera innovatrice. Cosa ti ha fatto di male? Concentriamoci sulla missione. Allora, Peppermint è la figlia della creatrice dell'azienda e di questo. Perfetto. Cento plot twist evitato perché l'ho capito da subito. C'ha gli stessi capelli di lui. Eppure le ciao a bianchi, immagino. Ma non posso. Vabbè dai, la combo da 100 si può fare. Questa l'ho fatta a merda e stavo a 31. Dai, ora
ci divertiremo di più. E finché Recca non sc... Attenzione! Parla Recca! Quel difetto è stato attestato nel mio edificio. In parte spero che nessuno di voi idioti lo prenda. Così posso farlo a fette personalmente. Sembra interessante. Che comunque, Recca, io il pisello glielo darei, eh. Avevi detto che ti saresti divertito di più. Ma in amicizia, ovviamente, cioè, non ci starei mai insieme, però se me lo chiede, glielo do tranquillamente. Non mi sorprende. L'hai detto con un senso di arresa, di resa verso il mondo molto elevato. C'era proprio un... sì, lo so che te la scopresti. Non eri molto felice per me. Esatto. Cosa ti turba di... No, non mi turba niente. Sì, mi danno sempre obiettivi irrealistici. Vogliono che sollevi le scatole grandi con queste mani minuscole. Apprezzerei una mano adesso. Ne va del mio lavoro. Spero di poterlo far cadere. Ma piglialo questo. Ho sputato come un vecchio. Ma che cazzo ho fatto? Era meglio morire piuttosto che sputare così. Dai soldi e i piselli che trovo. Andiamo a sto cazzo di Cerberus. Abbiamo un bel problema. Madò, che figata. Fossero stati cattivi, avrebbero messo un percorso sopra le teste di sto coso pari a fino a laggiù. Ma non lo fanno. Vandalay. Le stazioni di sorveglianza e le risorse umane. Dialogo registrato automaticamente convertito in testo dal Vaser. Consegnato al Dipartimento delle Risorse Umane come previsto dalle regole relative alle risorse umane della Vandalay. Sono udibilmente paranoico. Beh, questa stanza è finalmente automatizzata, il che mi fa pensare, quando noi robot avremo finito di automatizzare la linea di produzione, cosa succederà ai nostri posti di lavoro? Andranno delle macchine che automatizzano meglio di noi? Ma quanto più automatica può diventare l'automazione? Mi rottameranno per questo? L'audio del robot che piange continua per 25 minuti. Ma hanno fatto la cocimata critica sociale al mondo del lavoro e l'automazione e le intelligenze artificiali? Che è... molto attuale come roba. E a me immagino Phil Spencer che finisce il panino al salame e poi si mette a giocare a Hi-Fi Rush e fa... Ah sì, è vero. Sì, Oz. Perché comunque un panino al salame ci vuole mentre giochi a Hi-Fi Rush. Piace per il tuo orgoglio, ma non puoi fare quel salto. Hai un'idea? 808 mi sta dando informazioni sul tuo braccio. È magnetico, vero? Dove pure il Rampinis? Vabbè. Fantastico! Ma che cazzo di figata. Poi arriva là sopra in mezzo, però. Chissà quante cazzo me ne perdo per... Si chiama Vandalay. Ho capito mo che è un gioco di parole con delay. Tutto molto musicale.
Attenzione, sembra che dovremmo cercare un certo combattente musicale intruso. Si saranno sbagliati a scrivere. Abbiamo fatto 15k così. È così che si fa. Ehi, Chai, usa il magnete sui nemici per avvicinarti. No, che peccato, ho fatto una bella combo. Oh, Mr. Kong! Fuori dai piedi! È mio! Lo vedremo, amico! Alternativa, no? Beh, questa mi sembra una strada. Vedo il fumetto, allo. Schitarrata si può ora acquistare al negozio. Ma così li trovo gli altri. Questo è sex. Cosa ho fatto prendendo quel pulsante? È secondario questo? Benissimo appeso nel rifugio. Cazzo. Ma guarda quanti collezionabili comunque. Te li infilano pure in una maniera abbastanza carina che neanche te ne accorgi. Cioè non te dà fastidio, capito? Perché dici ah sì sì, lo faccio. Oh, ma ciao. Avverto un'attrazione molto speciale tra noi due. Sì. Questa è tipo la versione gay di Soler, comunque. Il tuo magnete ti porta velocemente nel luogo in cui devi andare. Ma si attacca anche facilmente ai robot della sicurezza della Vandelay. Vandelay. Se devi avvicinarti a un nemico, usa il magnete. Magneto. E se riesci a scarventare in aria un nemico, il magnete ti porterà rapidamente da lui. Ah, figo questo. Un dispositivo meraviglioso. Questo braccio serve per raccogliere la spazzatura. A vederlo da qui non sembra così. Anche io vorrei andare lì, ma c'ho paura che sia non secondario. Disse lui mentre ci andava lo stesso perché c'era piccolo nelle mutande. No, no! Non volevo menare il tizio dell'aspirapolveris. Ah, ma questo è il giro di... no. E vai lì, ero per cazzo. Ah, ma li posso far esplodere? Allora, o sblocco un qualcosa che mi fa togliere il fuoco, o non è possibile che mi faccia solo danno e basta. No, non posso passarci in mezzo. Forse lo dovevo spegnere con sti due robottini, ma... però facile andare addosso non ha funzionato. Perfetto, Gabriele, ce l'hai piccolo come se fosse una caramella proprio. Ah, aspetta. E perché non... ah... ok, fammi andare un attimo. Ah no, ok.
fighissimo. Tutto bello, cioè, non c'ha senso. Oddio, la capoccia del Mr. Kennedy. Attacca l'estate di Gale per ottenere congegni. Il secondo attacco a tempismo effetto per di sé cercare più congegni. Però salta lo stronzo. Distruggi la prima statua dorata di Kale. Comunque c'ha un sacco di meccaniche fighe. Non te fa pesare neanche i collezionabili, che di solito sono la parte peggiore di qualsiasi cosa, specialmente in giochi giapponesi. Ghostwire alla fine era un bel gioco, ma i collezionabili erano veramente un cancro ai coglioni. Oh. Boss? No, peccato. Ma comunque ho premuto la schivata 4 volte. Ci sono i cattivi. Vabbè, ma senza senso. Al tempo ci metto S, però è difficile fare combo, perché certe volte è difficile evitare i gazzotti. Detto molto semplicemente. Ma dove cazzo sono entrato io? Da sopra? Cosa abbiamo le scatole? Ah, vabbè, stessa cosa di prima, solo nome diverso. Perfetto, come se non l'avessi premuto. Ehi, Lazai. Wow, come hai fatto? Pensavo ti servissi aiuto. Mi sono infiltrata in quei terminali e così posso mandarti dei potenziamenti da qui. Perfetto. Che figata, PD. Attacchi. Bello. Quindi riesco a farlo anche se li mando per aria. Ok, la versione sex. Schitarrata, fa vedere. Bello. Peccato che lo guido io però. Figo cazzo. Schitarrata, pensavo facesse altre cose. Codici che fanno pensare a un'IA. Sembra nascosta in tutte le parti robotiche del progetto Armstrong. E come mai ti preoccupa così tanto? La mia fonte ha detto che la Vendley non ha mai tenuto un progetto così nascosto. Questa storia mi puzza. Cosa?
Ti stai basando su un sospetto letto su internet? Mi fido delle mie fonti. Così sembri ancora più sospetta della Vendeley. Ciao, smetti! Sai cosa? Non mi interessa. In ogni caso, io me ne vado. Fatto le note. Più appaiono note, più sei andato a tempo. Che figata. E quindi ho insegnato io a Ricca tutto ciò che sa sulla produzione. Le tue storie sono solo bugie. Uff, tu che ne sai? Pulisci solo i pavimenti. Ehi, sto lavorando. Altre bugie. Ma dialogo unico per sta stronzata. Non potrei sentir male. Si voglia di salirci sopra. Oh, sembra divertente. Queste sono piattaforme per il salto ritmico. Qui puoi saltare più in alto se salti andando al ritmo. Se sei andato a saltare al ritmo, vai così. Ma fighissima sta roba. Ha preso il pisello. Vedi qua il punteggio ho fatto meglio. Però al ritmo sono andato poco. Senti che musica è. Nonostante sia ovvio, ricordo di non camminare sotto le presse quando sono in funzione. È incredibile che debba dirlo davvero. Poi dice, è incredibile, devo dirlo davvero. Te posso assicurare che lo devi dire davvero. Specialmente nelle fabbriche, puoi fare tutti i corsi che ti pare sulla sicurezza e tutto quanto. Ci sarà qualcuno che tu dirai, tu sei il tizio che ha fatto aggiungere questa regola nel contratto. Sei un grande coglione. Non so come hai fatto, ma sei un big nel tuo piccolo modo. Fighissime queste piattaformole. Yeah.
Devo fare di meglio, eh. Idratati, Mike. Ah, sì, ok, scusate, ragazzi. Vai per un goccio d'acqua. Grazie, ragazzi, siete stati fantastici. Giuda, ma stai lì? Ma tu sei matto. Ah. Ci ha fatto cagare i mutandinis. Vabbè, in realtà era semplice, ha solo fatto cagare in mano la prima volta. Oh, comunque è di un dirdende senza senso. E stai proprio là che dici, cazzo, voglio troppo saltare e colpire le cose. Si vede proprio che Mimosa odia Corsica. Già, ha fatto i complimenti a tutti i reparti tranne alla sicurezza nella sua ultima email. È uno schiaffo in faccia all'azienda. Oh, che paura. Pensavo fossi ricca. Ehi. Au. Quanto sarebbe figo che invece di Metal Gear The Solid Snake si chiamava Solid Freak e ci usciva i talloni a Ocelot e ci usciva le palle al colonnello. Eccoti qui, pipistrello. Non riuscirai a sfuggire. Sei bloccato e presto verrai schiacciato. Porco Gesù, pensavo si attaccasse. Stavo andando in automatico da lui. 808, ci sono i cattivi. Fossi fatto più avrei fatto la combo da 100. Fatto pure poco. Sono bloccato qua giù. Peppermint, è qui che entri in scena. Peppermint è qui che entri in scena e non entra in scena. Problemi con le linee del tram. Ehi, parla Recca, prima di tutto perché si stanno rompendo tutte queste linee del tram? E qualunque sia il motivo, la risposta è non importa, aggiustatele. Recca non è arrivata ai vertici cercando scuse, Recca è arrivata ai vertici portando a termine le cose, anche quando non avevano senso. Ricordate che se sta bene a Recca, sta bene tutta la rocca. Ma, oddio, risparmiatevi commenti e opinioni, a Recca non interessa. E poi questo fa pensare a Recca che servono più linee del tram, quindi trovate lo spazio necessario. Vedi la porta?
Potresti riuscire a oltrepassare la sicurezza, ma è una strada difficile, molte scale. Sai una cosa? Mi piace il pericolo. È più divertente. Oh, pure bivi. Ah, ma forse l'ha detto, ma senza che si poteva fare. È una roba tipo... Oh, guarda, poi fa pure sta cosa, rifà. Non mi frega un cazzo. Ok. No, ma stai scherzando, spero, sotto al Pontos. Ma che cazzo di figata. Non so che cazzo. Vabbè, sì, ma è clamoroso, però. Vabbè, questa non so perché non me l'ha presa, però. Figata. C'è veramente un sacco di robe dentro sto gioco. Ehi, Featherbeam, vorresti farlo tu, eh? In realtà no. E poi mi sa che ti hanno provato. Non andrai oltre. Depista. Vabbè, ma che figata. Cioè, vada ragazzi, ma il gioco è in 50 modi diversi, con 50 stili diversi, cioè. Te l'avevo detto che sarebbe andata bene. Io non ho parole, veramente. Ho visto ottimi. Cioè, se la scusa della gente è non mi va di andare al ritmo per non giocare questa roba, se ne vadano a fanculo tutti, eh. E tra l'altro puoi anche non farlo, perché, cioè, basta che colpisci. Non capite, veramente un cazzo, fatevelo dire. Però sai qual è la cosa? È che, cioè, se non vai al ritmo sto gioco, lo giochi come se fosse un action normale, perde secondo me. E magari uno che non voleva andare al ritmo, se lo gioca comunque normale, perde parecchio. Ho capito, ma, cioè, ma che ti costa andare al ritmo? Cioè, è una cosa figa da fare. Sei pronto, c'hai? Per caso se l'hai preso anche sapendolo, sei un bel coglione. Vabbè, ok, esatto. Ma se non ti piace andare al ritmo, cioè, odi esistere, secondo me. E poi nel modo più tranquillo del mondo, cioè non è che è una cosa che fa sudare, cazzo, cioè è una cosa... Infatti, cioè mo sto sudando perché fa caldo, non per cosa. È una cosa tranquillissima da fare, cioè. Vabbè, è tutto troppo bello, cioè, ma come cazzo fai a non... È come, cioè, diceva, esatto, Buffon, sì. Ti fanno davanti anche solo il fatto che è figo da vedere, cioè. E come diceva Buffon, sì, c'hanno la spazzatura al posto del cuore. Fammi indovinare. Già, sì. Chiamami e posso attivare. È l'unica, se non si spiega. Seguiremo gli europei in live su Twitch, amico mio. Un pezzo. Vabbè, ma perché me l'ha ridetto un'altra volta? Cioè, il tutorial di una roba che mi ha dato il tutorial 2 secondi fa. Ah, ma perché tornava e poi dovevo risparargli. No, ok. Email settimanale di marketing per vantarsi dell'azienda. Ecco voi la freccia, gentilmente offerta dalla Vandlay. Dicevano che fosse impossibile, ma grazie al nostro eccellente ufficio legale e una campagna di Mimosa
La Vandelay possiede ora tutti i diritti esclusivi sulla freccia, o quello che tutti considerano un simbolo per indicare una direzione. D'ora in poi, quando qualcuno si perde e vede una freccia, potrà dire ai suoi amici: quella non è una freccia qualunque, è la freccia Vandelay. Dunque, per ostentare lo status di unici proprietari del brevetto del simbolo sinonimo di direzione, voglio vedere quella freccia ovunque. Nessuno si perderà nel nostro campus ora che c'è la freccia a dare indicazioni. Ci hanno pure spiegato di lore una stronzata del genere. Ma veramente. Beckerly, tocca a te. Assaggia questo. Bravo Gabriele. No, meno male che il pisello. No! Ma che buchini! Andiamo! E sono caduto per l'ingranaggio. La taglietta. Qualcuno ha ricevuto un potenziamento. È il mio momento. Posso sovraccaricare. Bello! Ma guarda quanti cazzi che puoi fare! Non ho capito che non era morta. Beh, è andata meglio di quanto pensassi. Ovvio, c'ero io. È andata meglio delle aspettazioni. Ehi, questa porta sembra sospetta. Idee su come entrarci? Che strano. Non è su nessuna mappa. Ma non sembra essere importante adesso. Possiamo pensarci più tardi. Ah, quindi ci ripasso? Forse posso rigiocarmi i livelli, tipo. Cioè, penso sarà abbastanza lineare. Non credo che ci avrà cose dove ritorni. Si parte! Tocca a te, Peppermint. So, bastasse preme. No, ho perso il ingranage. Omelette ingranage. Secondo l'analisi, sembra che qualcuno abbia alterato le tue abilità. Hai avuto effetti collaterali come qualcuno che ti compare accanto temporaneamente? Sì, ecco, Peppermint. Beh, molto utile. Puoi trascinare questa Peppermint in battaglia per aiutarti con le combo o per distrarre i nemici. Percepisco anche che questa strana forma di vita riesce a mantenere i nemici in aria più a lungo.
Interessante da sapere questa informazione incredibile. Le tue battaglie sono piene di possibilità. Già, ma sono un sacco di informazioni. Immagino. Usarla ha un costo. Dovrai aspettare un po' prima di riportare questa forma di vita in battaglia. Prenditi cura di te, bevi molto e tieni d'occhio la barra del partner, così saprai quando sarai pronto. Secondo l'analisi, sembra che qualcuno... Spero che questa esistenza estranea non si frapponga tra noi due. Ross? Sa che il frigo mi si vuole scopare. Isaia ha confermato. Ma è una citazione a Atomic Heart? Perché era una merda quello, quindi in caso... Hai visto un gioco così brutto? Ah ok, pensavo di doverlo rifare. Già mi stavo a sparare il prebuzzetto. Poi fa un botto di scarti comunque. Di nuovo questa cosa. Chiamami o usa il magnete per avvicinarti. Tocca a te, Power Call! Non pensavo. Il tempismo perfetto sono andato abbastanza bene. Cioè, ah, alla fine ci sta, dai. Là, ci sta. Oddio, un scatole. Dio schifo, Hunker. Bro, ma mi stai prendendo per là, no? Voglio spaccare tutto. Quattro volte di seguito. Per favore non cagarti addosso. Per favore non farlo più, non posso. Sì, sicuro devo posso ripassare i livelli. Non ci avrebbe senso mettere tutte queste cose che non ci puoi passare. Ozio. Ah, vedi, io compro le mie e poi compro le sue. Quando sei che non vai così, non le combatterra RT. Aspetta. Vabbè, sì, ma guarda che figate. Vabbè, veramente sex. Ah, ma io pensavo che non finissero, cioè fossero finiti.
Oh, figa. Questa è molto figa. Ma che figata è sta cosa? Ci parte! Un aiuto? Peppermint! Ci parte! Lavoro di squadra! Urra! Ma eccola! Quando si parte, ma lei ha detto per forza? Non ho ben capito, ma in caso. Pisella. Sbagliato. Bella sfa. Ah, quindi di quelli ne bastano due. Interessante informazione. Vita, Chai. Ci siamo quasi. Beh, direi che il piano entriamo nell'ufficio di Rekka senza che lei lo sappia è saltato. Grazie a te. Ehi, ehi, chi sta facendo tutto il lavoro sporco qui? Non sarebbe così difficile se mi ascoltassi, per cominciare. Ultima opportunità per tutti i lavoratori che non hanno acquistato i biglietti per la lotteria del Festival Armstrong. Sarà uno spettacolo imperdibile. Questi piccioni sono la fonte del mio malcontento. Desidero assistenza per allontanarli dalla mia area di pulizia. Puoi aiutarlo, Peppermint. Peppermint, tocca a te! Vai di qua! Bello! I piccioni sono troppo lontani, sarà necessario un attacco a distanza. Non ci ho fatto caso agli altri, mi sa stavano solo qua. I piccioni sono troppo. No, non penso siano indietro, se no me lo facevano vedere prima. Bentley. Power call!
Poteva andare meglio. Ma senti che base, oh. Siamo. Non farti notare. Il tempo d'attesa stimato per un appuntamento con Recca è di 3 mesi. Ti invito ad accomodarti nel frattempo. Non farti notare. In modi. Smettila, per favore. Estratto un'intervista esclusiva con la responsabile della produzione della Vandelay Technology, Recca. La produzione della Vandelay negli ultimi tempi è stata sbalorditiva. Recca non è abbastanza. Ah, Recca, non è abbastanza. Beh, non so come potrebbe fare meglio di un incremento medio della produzione del 300% ogni trimestre negli ultimi 5 anni. E pensi che sia una buona cosa? Recca lo dirà un'altra volta, non è abbastanza. Ma è per questo che tu scrivi articoli e non sei nella posizione di Recca. Era un complimento, signorina. Aia, ma mi ha dato uno schiaffo. Sì, Recca ti ha dato uno schiaffo e te ne darà un altro se la chiami ancora signorina. Ma non può prendere schiaffi i giornalisti. Recca fa tutto quello che vuole e quando il progetto Armstrong avrà conquistato il mondo vorrei farti prendere schiaffi solo per avere un'altra intervista. Ma... sembra familiare questa cosa di cui parlano. Più grande, più forte. È uno slogan di Recca o un messaggio motivazionale per te? Ti devo dire. Io cerco di migliorare questo posto di lavoro e tu non fai altro che vantarti. È un problema per le risorse umane. È chiaro che non lo capisci. Pensi che sia di incoraggiamento? No. Il messaggio è uno solo. Non sei all'altezza. Chi lavora qui deve saperlo. Non c'è via d'uscita dal tunnel in cui hanno deciso di entrare. Questo mondo è malato, buio, triste. Ma noi dovremmo aiutare. Aiutare? No, noi mascheriamo solo la realtà. Li illudiamo che ci importi. Non possiamo cambiare nulla. Troppi ostacoli. È una causa persa. Questo posto rimane. Dice la verità. Deposita le lamentele nella cassetta dei messaggi, detta anche raccoglitori circolari. A parte che sto robot è fighissimo e c'ha i capelli. Era doppiato da Maurizio Merluzzo. Però ci mi sembrava la sua. Dai, boss fight una di Cristo. Che silenzio. Niente affatto sospetto. Signore e signori. Mi ammazzano sta subito, eh. Successo? Tu vuoi essere produttivo? Allora devi essere aggressivo! Quando un teppista difettoso come te cerca di fuggire, se la sta cercando! Cercando cosa esattamente? Mi manchi di rispetto? Basta! Adesso mi tolgo i guanti! Sì, questo lo vedo. Com'era il piano Peppermint? Non lo so. Combatto. Voglio un aumento per questo. Non ho mai detto che ti avrei pagato. Ehi! Sono io l'attrazione principale! Preparati per essere sbriciolato. Ripeto che me la voglio fare, però vabbè. Oh, fatti sotto! Guarda, lo sapevo che stai per dire, guarda. Sta avvelenata. Pronto per lo spettacolo? Ah, ci sono preso. Power
Non me l'ha evitato. Non male. Per un difetto. Pure inquadratura booty. Poi salta addosso e fa una sega con i piedi, sì. Palese. Questa tappa di bicipiti. Oppure è più una tizia da scendere. Magari, cazzo. Vabbè, l'assenza. Senso. Ma come faccio a menare? Bellissime. Come cazzo faccio? Ah, ok, devo solo evitarli. È che non so bene cosa devo fare per fare la cima in secondario, perché spararli e non fa un cazzo. Non rovinerai la reputazione di questa azienda. Mamma mia, che idea. Ma sì, ma stiamo scherzando? Lo stanno di tantissimo. Fanculo. Ma come cazzo ha preso? Che figata sta cosa comunque. Cazzo, ti prego. No, no, no. Vabbè. Ma scusa, ma questi a che mi servono? Ah, quando fa questo. Lo sapevo. Ma poi ci aia. Vabbè sì, ma ce n'ha 18 di mosse questa. Che maiala. Grande capo. Pensi che perderò contro un teppista come te? Già, è proprio quello che penso. Non capisco ora perché gli diventa normale la chitarra quando fa sta cosa.
lo stavo per chiedere prima, ma non era diventata normale sta chitarra, invece no. Capito. Bellissimo comunque. Sì, ogni volta un video finale a quel Stearns, fighissimo. Wow, incredibile. Abbiamo trovato la nostra IA. Questo è uno screensaver, Chai. Si interfaccia con la percezione e il pensiero degli utenti. Questo permette alle Vendelei di accedere alle loro menti. Puoi far smettere qualcosa? Sto cercando di concentrarmi. Che cosa hai fatto? Hai detto farlo smettere? Sistemato quel difetto. Cosa diavolo sto guardando? Io sono Chai, non un difetto. Dov'è Rekka? Oh, non sapete. Vi servirà un nuovo capo di produzione? Che cos'è, uno scherzo? Oh, questa sì che è una bella riunione. Volete che la riprogrammi? Zanzo, mi sa che sei muto, tesoro. No, quello che stavo dicendo. Corsica manda subito la sicurezza in produzione. Oh, sì, signore. Fai pure, manda chi ti pare. Vedi questo? Io e Peppermint ti batteremo con la tua stessa tecnologia. Peppermint? E se non bastasse, guarda il mio braccio. Diventa una chitarra e posso usarlo per attaccare... Idiota! Andiamo! Alice è la figlia, comunque. No, no, non l'hanno neanche... Non hanno neanche provato a nasconderlo. Dai, voto A. Cioè, può sta, secondo me. Non ho perso neanche una volta. Ci sta. Tempismo perfetto, 70%. E comunque... l'ano del gatto fa musica. Non chiedi neanche scusa, Chai. Per aver completato la missione? Sei così stupido? Ora sanno di me, sanno che non sei solo. E allora... La copertura è saltata, devo ripensare tutto il piano. C'era un piano? Cosa? Ok, sì, forse stavo un po' delirando e... Scusa, ma hai i tuoi dati, no? Su Spectra! I dati che dicono che la mente può controllarti la mente? Non stavo davvero attento. Si scoprirà Rekka, è quella cosa finale. Guarda qua. Ah, la cosa con le spille del gatto ti dà i graffiti che trovi per strada. Ehi, ma che fai? Ti sincronizza con il progetto Armstrong. Provalo su di te. Questa non è Armstrong. Mi hai macchiato il braccio. Ah, non viene via. E con un semplice comando... Non credi di avere sempre avuto ragione che io sia una testa dura? E Peppermint è molto più in gamba di me? Oi, oh dei, ma che... Dubiti ancora? Me l'hai fatto dire tu. Magari la Vendelei l'ha progettato per delle ricerche, tipo. Solo tu non lo troveresti sospetto. Lo possono fare e io lo devo impedire. Beh, in bocca al lupo. Chai. Ma non so come andarmene da quest'isola e mi sento un po' in colpa per aver incasinato tutto. Grande. Ti dichiaro membro della mia organizzazione. Perfetto, il nostro piccolo gruppo indie. Ehi, ciao. Senza senso. Prima che te ne vada, ti mostro su cosa stavo lavorando. E ora? E ora... Pa, 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 pa. Oh, che figata! Ho sbloccato pure quel tizio per qualche motivo. Bello comunque. Molto sex.
Quindi poi sblocco il corpo e poi all'ultima parte 3 sbloccherò la testa. Ma no, poi c'ho questo. È figo poi che i pezzi del murale che so, gli obiettivi che c'hai. Molto sex. Vedi, vedi, molto sex. Mi dispiace, però non ho fatto, non ho sbloccato il cazzo. E poi sarebbe stato figo vedere... cazzo succedeva se scoppiavo la tizia. Cioè avrei sbloccato chissà cosa. Ah però vedi, le macchinette le devo distruggere. Calcia le lattine vuote direttamente nei bidoni. Ma come cazzo faccio? Follia. Qua ci troverò un altro tizio e succhia ragazzi. Vedi, qua ci stanno i graffitis. Ho già pisciato due audio minimo. E... ok, devo potenziarmi. Ma non credo di aver preso cose però. Sembra che io possa modificare. Io ti saluto, amico mio. Per gestire le e io saluto te. Non mi serve aiuto. Buon ritmo. So che vuoi diventare un ma in realtà ma chiudo anch'io. E let's go. Buonanotte a tutti. Allora. Compro quello che devo comprare e si vola. Stavo lavorando. Via. Sono chip speciali che potenziano le tue abilità. Niente male. Con un po' di componenti Armstrong posso darti Armstrong? Delle abilità. Proprio così l'ha detto. Questo è gratis, offro io. Diminuisce il tempo che serve per chiamarmi in combattimento. Vai, off. Ruota sempre tutto attorno a te, eh? Comunque, devi equipaggiarlo perché abbia effetto. Ok. Al momento hai pochi slot, ma con un po' di potenziamenti puoi mischiare e abbinare abilità. Ah, vedi? Blocco lo slot. Quindi portami il componente Armstrong che trovi, ok? Armstrong, l'ha detto Armstrong un'altra volta. Molto, molto figa sta cosa. Questo è buono. Però mi servono 5 palle, cazzi. Pugnalata arpeggiata. Ma clamorosa mossa, scusa. Guarda quante ne sono uscite. Vabbè, prendi. Prendi, prendi. Nel culo. Shredding. Ma clamorosa questa pure. X, Y e poi premi ripetutamente Y. Bellissimo pure questo. Bello, porco demonio, Los. Cosa cazzo vuol dire? Ah, ti fa partire subito il vai così. Magnete a serra manico. Quando raggiungi il nemico agganciato LB. Quindi ti attacchi, poi arrivi. Ah, e ti giri dietro. Quindi lo tocchi due volte, cioè fa tipo tum tum. Ok. Però io non c'ho colpo di mortaio. Bello. Che figata comunque. Attacchi speciali purtroppo non ho il pisello, quindi è inutile vederli. Ma questo è che faccio il mio chip di potenziamento. Oh. Detto questi ragazzi, io vi abbandono. Aspetta, palestra. Ti conviene provare alcune delle tue nuove mosse? Aspetta, che? Scherzo, posso preparare una palestra? Fammi sapere quando puoi. No, pure la modalità training. Torna a rifugio. Bella però sta cosa. Molto sex. Cos'altro vuoi? Il codice del progetto Armstrong.
Quindi mi hai hackerato tramite il progetto Armstrong. Cos'hai... visto? In realtà ho pensato che fosse strano. Non ho visto nulla. È un'altra delle tue frecciatine tipo «Chai, sei così stupido». Per quanto mi piacciono, no. Questo codice non raccoglie dati. Quindi alla Vendelei non interesso io nello specifico. Strano per un'azienda tecnologica. Sembra che serva solo a immettere informazioni. È tutto molto sospetto. Vero, Peppermint? Sì, Chai, lo è. È per questo che ci servono altre informazioni. Strano vedere tutti i vertici della Vendelei in un solo posto. Beh, tranne Recca, vorrei dire. Beh, lei c'era, in parte. E tu hai fatto in modo che si sapesse. Dovevo fargli capire chi comanda. Comandano loro, non dimenticarlo. Siamo noi contro un'intera azienda ora. Ma loro non ci hanno presi. Cosa? Senti, siamo in inferiorità numerica, ricordatelo. Molto bello da parte tua, ecco, tralasciare il fatto che puoi teletrasportarti. Beh, mentre tu distruggevi la produzione, io ero qui a capire come farlo. Quindi, come funziona? Come ho detto, è complicato. Ma il tuo legame con 808 emette un segnale digitale che posso manomettere. Quindi questo vuol dire che puoi teletrasportare me qui quando vuoi? Tu e 808 siete l'antenna, io mi allaccio a voi, non funziona al contrario. Quindi se io mi mettessi vicino a un muro o... Chai, smettila. Non rifletterci troppo. Ok, come faccio a far partire il cazzo? Spero che Peppermint non sia in modalità faccio la gentile, ma in realtà sono arrabbiata con te. Scommetto che se potessi parlare diresti che sono andato alla grande. Ok. Ora che ci penso, magari è il caso di prepararsi. E ho sbagliato.